Ciao a tutti, oggi sono qua per fare insieme a voi il riepilogo delle mie letture fatte nel 2017. Non sarò sola, ma infatti mi farò aiutare da Goodreads. Per chi non conoscesse Goodreads, è un social sui libri, in cui è possibile inserire i libri che si vogliono leggere, che si sono letti e quelli che si stanno attualmente leggendo. È possibile fare delle challenge, varie liste, insomma un po' di tutte queste cose. E alla fine dell'anno c'è una schermata con varie statistiche sui libri letti, le votazioni e quant'altro. Quindi quello che farò oggi insieme a voi è commentare i risultati, parlandovi quindi della mia esperienza di lettura nel 2017. Non vi parlerò delle letture top, perché per quello, come tutti gli anni, farò un video a parte. L'unica cosa, magari vi lascerò qua nelle schede un sondaggio, perché come tutti gli anni vorrei fare un video unico che racchiude libri e fumetti, però spesso mi chiedete di fare video separati, quindi fatemi sapere se volete un video unico sulle letture top dell'anno o se un video dedicato ai libri e uno sui fumetti. Direi di partire subito con il numero di libri letti quest'anno. A differenza degli anni passati, non mi sono imposta un numero di libri da leggere durante l'arco della giornata o sul blog. Negli anni passati avevo fatto una sorta di buoni propositi per l'anno nuovo riguardo appunto ai libri e i fumetti, e in generale ponevo come obiettivo 50-60 libri, che è quello che secondo me è successo anche quest'anno, con la differenza che quest'anno non mi sono posta un vero e proprio obiettivo, perché il mio scopo quest'anno era leggere cose belle, che in parte è successo, in parte no. Nel complesso, riguardando e scorrendo diciamo i vari libri fumetti che ho letto quest'anno, sono un tantino delusa dai romanzi che ho letto quest'anno, mentre sono più che soddisfatta per quanto riguarda i fumetti. In totale ho letto 131 libri, che non sono esclusivamente romanzi, ma in questi 131 rientrano anche i fumetti, manga, graphic novel e quant'altro. E di questi sono convinta che 50 e 60 siano romanzi, il resto fumetti. E il fatto che ci siano più fumetti che romanzi rispecchia quelli che sono stati i miei gusti quest'anno, perché infatti ho trovato molte più letture interessanti leggendo fumetti. Mentre il totale delle pagine lette è 26.302, un numero assurdo. Comunque, proseguendo, il nuovo dato che viene fornito è la lunghezza dei libri. C'è infatti la lettura più breve e quella più lunga, e sono rimasta molto sorpresa. Non dalla lettura più breve che ho fatto, ovvero L'Uomo Montagna, perché saranno 40 pagine, sono 42 pagine circa, quindi me lo immaginavo che sarebbe stato questo il fumetto più breve che io abbia letto. Ma il romanzo più lungo di quest'anno è A Court of Wings and Ruin di Sarah J. Maas, e io ero convintissima che il libro più lungo fosse Elantris, e non mi sono fidata del sito e sono andata a controllare, e questo è più lungo di una pagina rispetto ad Elantris, ovvero 699 pagine, mentre quelle di Elantris sono appunto 698. Sono rimasta un po' sconvolta, però va bene. Ho letto sì diversi libri che superano le 500 pagine quest'anno, ma meno rispetto agli anni passati. Ho visto infatti che ci sono diversi libri e fumetti che ho letto quest'anno che hanno 100-200 pagine circa, ed è una cosa che mi ha fatto un tantino pensare. Ovviamente non è stata una scelta volontaria, ovvero voglio leggere più libri brevi possibili. È capitato che i romanzi che io volessi leggere o i fumetti avessero appunto meno pagine, ma ad esempio basti pensare ai manga: in genere un volume manga ha 200 pagine circa, 200-300, e anche diverse graphic novel che ho letto quest'anno si aggirano attorno alle 200 pagine. Il più delle volte queste storie, diciamo brevi, sono storie contemporanee di oggi, quindi nel complesso penso di aver letto meno fantasy, meno letteratura di genere, più contemporanea e narrativa generale. Questo dato potrebbe sembrare un po' noioso e inutile per voi, ma a me ha dato molto da pensare. Mi sono chiesta se i miei gusti magari stessero cambiando, se mi sono lasciata trascinare magari dalla curiosità del momento, dalle novità, dal vedere recensioni online. In realtà nessuna di queste cose, semplicemente ero sì incuriosita da certi titoli e avevo un po' la smania di leggerli subito, perché ero davvero molto incuriosita. Facendo così però mi sono accorta che ho letto tanti libri nel momento sbagliato o quando non avevo la giusta concentrazione per capirli veramente. Quindi non sono riuscita ad apprezzare tante letture, e allo stesso tempo mi sono accorta sempre, ma sempre di più, che amo tantissimo la narrativa di genere, come ad esempio il fantasy,
come ad esempio la science fiction, la fantascienza, i gialli però di Agatha Christie, che sono fra i miei libri preferiti in assoluto anche quest'anno. Proseguendo con i dati di Goodreads, la prossima voce riguarda la popolarità dei libri. Il libro più famoso che io abbia letto quest'anno è Orgoglio e Pregiudizio, cosa che non mi stupisce affatto, visto che è uno dei classici intramontabili più amati di sempre, e io stessa non capisco perché ho aspettato così tanto a leggerlo, perché mi è piaciuto veramente tanto. L'ho poi letto in un momento molto particolare di cui ho parlato centinaia di volte, quindi non mi starò a ripetere. Sono veramente molto legata emotivamente a questo romanzo. Poi diciamo ho demolito quella barriera che avevo nei confronti dei classici perché ho sempre paura di non apprezzarli appieno per via dello stile o del linguaggio. In questo caso mi sono trovata davanti una storia che poteva essere benissimo scritta ai nostri giorni, quindi sono rimasta molto affascinata e al tempo stesso sono ancora più incuriosita di leggere altro, non solo di Jane Austen, ma anche di altri autori, altri classici, insomma. Il meno famoso è invece La collina dei pesci rossi delle Peach Pit. Sono rimasta molto sorpresa perché queste autrici in realtà sono molto apprezzate, sicuramente Prosciugo Ciara, Rosie Mader, magari questa loro opera non è tanto famosa, ma non me lo aspettavo sinceramente che fosse la più sconosciuta. È una storia comunque che io ho trovato veramente molto dolce, me l'avevate anche consigliato in tanti e in generale io sono rimasta più che soddisfatta da questo fumetto. Quindi, visto che è poco conosciuto, ve lo consiglio, soprattutto se vi piace appunto il genere shoujo. Il primo libro letto quest'anno lo avevo iniziato, se non sbaglio, alla fine di dicembre del 2016 ed è I nostri cuori chimici, che tra l'altro mi era stato regalato per Natale da una mia carissima amica ed è, secondo me, ad oggi il libro che mi ha delusa di più, che mi è piaciuto di meno durante il 2017 ed è veramente un peccato. Innanzitutto perché le premesse erano molto interessanti, la copertina è una cosa frivola, lo so, ma è bellissima, mi piange il cuore che dentro il libro sia così brutto. Quindi diciamo che il 2017, per quanto riguarda le letture, è partito veramente malissimo. Cioè, più ci ripenso, anche scrollando le varie letture che ho fatto, è quello secondo me che veramente mi è piaciuto meno. In giro credo di non averne sentito parlare tantissimo, almeno all'interno della community italiana, quindi fatemi sapere se voi lo avete letto e se vi è piaciuto. La primissima recensione invece che ho fatto è Blu di Angela Vianello. Un fumetto enorme che mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto per i disegni. A me piace molto lo stile di Angela Vianello, ma anche la storia mi ha incuriosito tanto. Adesso non so quanti volumi saranno, infatti mi piange un po' il cuore per questo, però sicuramente una lettura molto interessante. L'ultima recensione che ho fatto è invece di Axe, I confini del vento di Niccolò Pellizzone, un fumetto che al contrario di Blu non mi è piaciuto granché. Ed è un peccato perché era uno dei fumetti che attendevo di più quest'anno, nel 2017, quindi peccato. A proposito di recensioni, vorrei chiedervi se usate Goodreads quanto leggete le recensioni che ci sono appunto su questo sito. Perché io spesso valuto sì la votazione, ovvero da 1 a 5 stelline, ma la trovo veramente sterile. E io più di una volta mi sono trovata in difficoltà a votare un libro, perché magari trovo che il messaggio, le tematiche affrontate siano molto belle, molto interessanti, ma la trama in sé magari non mi fa impazzire, quindi a questo punto che caspita posso dare di voto? Io quindi personalmente preferisco un giudizio scritto, ovvero anche in una riga spiegare perché è piaciuto o non è piaciuto o quali sono, diciamo, le criticità di tale lettura. Nonostante io apprezzi questo, spesso e volentieri mi trovo a dare una mera votazione da 1 a 5 stelline perché è più rapida. Magari ci vuole più tempo per esprimere un giudizio vero e proprio riguardo a un fumetto o un libro, cosa che trovo più che giusta perché magari appena terminato un libro o un fumetto si è troppo emozionati, carichi di pensieri, non si è in grado di buttare giù qualcosa di veramente significativo, però allo stesso tempo appunto bisogna molto impegnarsi. E se io devo impegnarmi in questo senso, a volte preferisco scrivere una recensione per il blog oppure per il canale. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi riguardo alla votazione e alle recensioni. Guardando i vari libri che ho letto quest'anno mi sono accorta di essermi completamente dimenticata di tanti libri. Ora vi faccio qualche esempio. Ad esempio, Poirot et Me di David Suchet. Adesso magari ve lo tiro fuori, che è subito quassù. Ovvero questo libro. Sapete che è uno dei libri che mi è piaciuto di più, ma ero convinta di averlo letto già l'anno scorso e sono rimasta scioccata da ritrovarmelo qua. È stato uno dei primissimi libri che ho letto quest'anno.
E niente, veramente molto bello. Spero che lo traducano anche in italiano perché mi piacerebbe farlo leggere anche a mia mamma. Secondo me le piacerebbe tanto. Mi ero totalmente dimenticata di Orbiting Jupiter, un libro che avevo scoperto tramite Jennifer Niven perché era stato inserito nella lista dei libri da leggere per il book club di Zoella. Proprio vuoto totale, non me lo ricordavo. Così non, come non mi ricordavo La Casa dei Fantasmi di Banana Yoshimoto. Mi ricordavo di aver ascoltato degli audiolibri quest'anno, ma questo titolo in particolare no. Ed è un peccato perché nonostante fosse breve, era stata comunque, diciamo, una lettura, perché alla fine l'ho ascoltato, non l'ho propriamente letto, interessante e nello stile di Banana Yoshimoto, che a me personalmente piace tanto. Altre sorprese direi che non ce ne sono, anche perché parliamo poi di libri e fumetti letti nella seconda metà dell'anno, quindi diciamo recentemente, per fortuna me li ricordo sia in positivo che in negativo. Nel complesso devo dire che sono molto soddisfatta delle letture che ho fatto quest'anno, perché ho letto romanzi, fumetti, poesia, ho letto tanti saggi, audiolibri, insomma ho spaziato veramente tanto nei generi, negli stili. Ho letto tante cose differenti che si rifanno al fantasy e alla quotidianità, quindi mi ritengo più che soddisfatta da questo punto di vista. Avrei preferito leggere più cose importanti che mi rimanessero veramente dentro, cosa che non è successa tanto con i libri, ma con i fumetti invece sì. Di questo sono molto contenta, perché spesso il fumetto viene screditato rispetto al libro, viene considerato un prodotto meno culturale, meno ricercato, quando in realtà non è così. Anche attraverso le storie disegnate si possono apprendere tante cose importanti, crescere a livello personale, conoscere delle realtà differenti e soprattutto riflettere. Per il 2018 non voglio fare chissà quali propositi, quello che vorrei è sicuramente continuare su questa strada, continuare a essere curiosa e a voler sperimentare fra i vari generi e formati di lettura. Mi piacerebbe leggere più audiolibri, o meglio ascoltare audiolibri, e continuare a leggere, che siano classici, saggi, fumetti, non importa. Quello che voglio prefissarmi è di ricercare attentamente le letture che affronterò, in modo da evitare il più possibile di incappare in delle letture che magari lì per lì mi incuriosiscono, ma che lasciano il tempo che trovano, che non è una cosa totalmente negativa, perché sono convinta che ogni lettura comunque ti forma, sia nel bene che nel male, anche se tu, anche se io, diciamo così, anche se io in questo momento mi sono dimenticata magari, o ricordo poco delle letture che ho fatto quest'anno, nel momento in cui le ho lette sicuramente è successo qualcosa. Ho investito del mio tempo per leggere quel libro o fumetto. Anche se a lungo termine magari non mi ha lasciato quello che speravo, in quel preciso momento invece sì, può essere anche una delusione, una risata, ma non voglio pensare che sia stato tempo perso, ma è stato tempo che ho investito nell'accrescermi, nel crescere come lettrice. Continuerò assolutamente a leggere tantissimi fantasy, perché ad oggi è il genere che più preferisco, e allo stesso tempo mi piacerebbe leggere più storie contemporanee, perché mi sono accorta, ad esempio leggendo Poirot e Me, lo tiro sempre fuori perché David Suchet è stupendo, storie anche di persone realmente esistite, pensavo non fosse qualcosa per me, invece leggendo questo libro mi sono totalmente ricreduta, ovviamente non di persone a caso, di persone magari che conosco, di cui vorrei sapere qualcosa di più, che hanno a che fare con qualcosa di mio interesse, però ecco, sarà un genere che indagherò maggiormente. Ci sono poi tanti classici che vorrei leggere, che magari ho già anche in casa, ma come vi dicevo prima sono leggermente intimorita, quindi cercherò un passettino alla volta di oltrepassare questo mio limite, senza sforzarmi troppo, perché alla fine leggere deve essere una cosa piacevole, non una forzatura, un obbligo. E per classici non intendo soltanto libri, ma anche fumetti, e in tal senso mi piacerebbe allargare ulteriormente i miei orizzonti leggendo più cose di autori europei e francesi, di cui ho letto veramente poco. Direi che questo è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti come è stato il vostro 2017, se usate Goodreads, se siete soddisfatti delle letture che avete fatto e se avete dei buoni propositi per l'anno nuovo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!